Teniamoci un poco distanziati, un pochettino, buono a tutti. Oggi, 15 del mese di aprile dell'anno 2021, alle ore 16 e minuti 15, avanti a me, Michele Di Nova, sindaco e ufficiale dello Stato civile del comune di Solutra, e personalmente comparsa la signora Alexandra Artemenko, nata a Colomia, Ucraina, il 19 gennaio 1978, la quale mi ha prodotto il decreto K10-6438-38 del Presidente della Repubblica, notificato in data 22/3/2021, con il quale le è stata concessa la cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito e la conferente presta il giuramento pronunciando le parole: giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il presente atto viene letto all'intervenuta, la quale insieme con me lo sottoscrive. Presidente della Repubblica, vista la legge 5 febbraio 1992, numero 91, vista l'istanza presentata dalla straniera di origine ucraina, Alexandra Artemenko, nata a Colonia, Ucraina, il 19 gennaio 1978 per ottenere la cittadinanza italiana. Considerato che l'interessata si trova nelle situazioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera F della citata legge. Visto l'articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, numero 127. Rilevato altresì che non risultano condizioni ostative all'accoglimento della domanda e che le valutazioni di opportunità hanno dato esito favorevole. Sulla proposta del Ministro dell'Interno, decreta alla soprannominata Alexandra Artemenko è conferita la cittadinanza italiana. Il presente provvedimento avrà effetto dal giorno successivo alla prestazione del giuramento, di cui all'articolo 10 della legge
5 febbraio 1992, numero 91. Quindi, domani, venerdì, 16 aprile 2021. Della cittadinanza italiana, in rappresentanza del comune di Solfa. Siamo qui nella sede municipale, Palazzo Corsini, nella stanza del sindaco, dove appunto c'è il gonfalone della città, lo stemma della città. Io a nome mio personale e dell'intera amministrazione, che è l'onore di presiedere, formulo veramente i migliori auguri. Abbiamo con noi anche l'assessore Nicola Moretti, che ringraziamo per la presenza, e poi un dettaglio, abbiamo anche il consigliere comunale di Omegliano, la consigliere comunale della maggioranza di questa amministrazione comunale, nonché di Maritoso. Quindi con tutta quanta la famiglia ho il piacere di donare in questa occasione una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Ne andiamo molto molto orgogliosi, non per una questione di bandiera italiana, perché siamo tutti cittadini del mondo. Il mondo è di tutti, non ha confini, non ha bandiere, non ci sono distinzioni tra i gruppi di nessun genere rispetto a opinioni politiche, culturali, religiose, tradizioni. Nessuno, siamo tutti fratelli. Però è chiaro che abbiamo delle regole, delle tradizioni, abbiamo un'identità, e questa è la ricchezza, e abbiamo bisogno di un'osmosi da parte di tutti quanti i popoli. Quindi noi andiamo orgogliosi della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione è figlia di principi di libertà, di democrazia, di eguaglianza, quindi c'è il rispetto dell'identità e delle opinioni di tutti. Altrettanto, ovviamente, io raffronto l'emozione anche nel diventare cittadina italiana e nel pronunciare il giuramento, giuro di essere fedele alla Repubblica e alla Costituzione. Quindi cerchiamo di apprendere ciò che c'è scritto qua dentro, ma io non lo dico all'esame, io lo dico a noi stessi, a noi degli italiani prima, no? Che forse non la conosciamo, perché qui veramente ci sono degli insegnamenti molto importanti che ci consentono di convivere bene in un paese, quello che è l'Italia, l'Europa, rispettando tutti, e in un mondo di pace e di serenità, perché ne abbiamo veramente bisogno. Auguri a tutti, e innanzitutto alla nuova cittadina italiana, ma a tutti, perché vedo una bella partecipazione e una bella condivisione. Bene, allora facciamo prima una cosa con questa parte. Allora, i fotografi. Mario! Siamo qui. Ma dove fa? Aspetta,
Arrivata a